Travolgente, straripante, un fiume in piena che travolge il Bologna. Nell'anticipo della quarta giornata di ritorno al Dall'Ara, il Napoli batte 7-1 la squadra di Donadoni grazie a due triplette di Hamsik e Mertens e a un gol di Lorenzo Insigne. Azzurri a Bologna trovano l'immediato riscatto dopo il deludente pari contro il Palermo e continuano a correre. Sarri schiera in attacco il tridente leggero guidato da Mertens. In panchina si rivede Milik. A centrocampo c'è l'ex Diawara con Zielinski e Hamsik. Il Bologna degli ex Donadoni e Zemari risponde col 4-3-3 con destro terminale offensivo. Al quarto Napoli subito in vantaggio. Cross dalla destra di Caglione, il pallone rimbalza in aria e viene raccolto da Hamsik che in tuffo di testa indirizza il pallone nell'angolo basso firmando l'1-0 che sblocca il risultato. Passa un minuto e il Napoli è già sul 2-0, lancio lungo di Zielinski per Insigne che va in fuga e batte Mirante in uscita. Al 26esimo episodio a favore del Bologna, tocco di mano di Caglione in aria e calcio di rigore in favore dei padroni di casa e cartellino giallo per lo spagnolo. Dal dischetto va destro, ma Reina è bravo a respingere la conclusione, salvando la porta del Napoli. Caglione dimostra di essere in serata no e un minuto dopo commette un fallo di reazione e scalcia Nagy, guadagnando il cartellino rosso che lascia il Napoli in 10 uomini. Dopo 6 minuti si ristabilisce la parità numerica. Masina strattona Mertens lanciato a rete. L'arbitro Massa non ha dubbi, assegna la punizione al Napoli e sventola il rosso al giocatore del Bologna. Sulla punizione va Mertens che disegna una parabola velenosa che batte Mirante per il 3-0 in favore del Napoli. Il Bologna non molla e al 36esimo accorcia le distanze con Torosidis che nell'area piccola raccoglie la corta respinta di Reina e insacca il gol del 3-1. Il Napoli è in giornata positiva e gli azzurri allungano ancora. Al 43esimo Zielinski lancia Mertens che si presenta davanti a Mirante, lo mette a sedere e deposita in rete il 4-1 che chiude il primo tempo. Al 25esimo della ripresa arriva la cinquina del Napoli. Mertens serve Hamsik, il capitano azzurro disegna una bella parabola che si insacca all'incrocio dei pali per il 5-1. Marek non si ferma e al 74esimo mette a segno la sua tripletta personale che vale il 6-1, 109 le reti in Serie A per lo slovacco, a sole 6 reti dal record di Maradona. Il capitano segna 3 gol e si porta il pallone a casa, ma deve dividerlo con Dries Mertens che al 90esimo fa tris e segna il 7-1 finale che chiude i conti. Un super Napoli travolge il Bologna e scavalca momentaneamente la Roma al secondo posto e continua a macinare record e un gioco spettacolare. Le avversarie sono avvisate.